Ave Maris. Questo è la Gloria Angelica, anche questo è il 500. Qui invece secondo me è un quadro che parla molto da solo, perché ha dei colori straordinari. Avvicinatevi pure a guardare. E adesso sono passati un po' di se ci potete anche salire, potete anche salire. No, giusto, se vedete meglio in prospettiva lì. Tra l'altro qui vedete delle schiere. Tenete presente, oggi è un argomento di cui non si parla mai, anche a livello teologico, mi pare. Ma nei secoli passati, ve la butto lì, c'è un libro alto così su San Bonaventura, che è un filosofo del 300, di scuola francescana, e un capitolone intero è dedicato agli angeli. Perché c'era tutta la riflessione su, allora, gli angeli, come si classificano, cosa sono, cioè un'elaborazione teologica che oggi uno dice un trono e un cherubino sono la stessa cosa, invece allora erano molto attenti nell'analizzarli. Quindi, probabilmente dietro a queste schiere, io non ho trovato delle fonti che spiegassero meglio, però c'è anche una consapevolezza del fatto che gli angeli sono in schiere con una loro gerarchia. Ovviamente quelli che stanno più in alto sono più importanti. Dal punto di vista dell'omazzo, comunque c'è un discorso di prospettiva. L'ha fatta lui, sì sì. E il girone più basso, quello che è ancora più umano. Insomma, no, non c'entra niente. Perché i gironi erano molto più vasti. Sì. Perché ci doveva stare tutta la gente. Oh, questo è una rappresentazione degli angeli, ripeto. Il concetto di gerarchia secondo me c'è, volendo uno. Se uno non ha niente da fare, ma vuole studiarsi la teologia medievale, può trovare centinaia di libri sulla classificazione degli angeli, che sono anche affascinanti, perché per no, pensare che questa gente che poi aveva a che fare con i topi che gli passavano sotto i piedi per andare a mangiargli il pane alla peste nera, passasse le giornate a dirsi ma i troni quanto sono più importanti dei cherubini o il contrario, è affascinante.